Ciao! Stavo guardando la moto, mi sembrava perfetta, fino a quando non è arrivato il momento in cui mio fratello ha portato a casa una nuova moto. L'avete vista sicuramente su Instagram. Guardandola meglio ho notato che ci sono le cose che non sono proprio perfette in ordine. E non so se voi lo sapete, ma io sono un malato, deve essere tutto perfetto. Quindi oggi andrò a mettere a posto una cosa che mi è saltata subito all'occhio quando ho visto la moto mio fratello e la mia vicine. Ve la faccio vedere subito. I cavi delle frecce posteriori penzolano fuori e davanti c'è un groviglio di cavi allucinante dietro il faro. Quindi adesso andrò a togliere la V-Face per vedere cosa cavolo c'è dietro, ma soprattutto andrò a smontare il codino, a spostare il portatarga, a creare degli attacchi sulle frecce con i fastum e inoltre andrò a isolare i cavi con le guaine termorestringenti, aiutandomi con un foam per stringerle, visto che non ho la pistola termica. Il risultato dovrebbe essere un lavoro abbastanza pulito. Andiamo a farlo. Guardate che bei cavi, guardate che bei cavi, guardate. Stringiamo i fastum così non viene più via. Stupido scooter. Bene, ora le attacchiamo. Ricordatevi di isolare uno dei due fastum perché sennò entra in cortocircuito l'impianto. Stupido impianto. E niente. Dopodiché le isolo con la guaina e vado a scaldare la guaina per termorestringerla. Cambio di programma. La guaina non riesce a far passare tutti i bei fastum, quindi isolerò prima uno e dopo l'altro. Ora rimontiamo il codino. Come potete vedere sono riuscito a far sparire i fili facendoli andare qua dentro sopra il portatarga e ottenendo un risultato molto più pulito di prima. Infatti ora non spunta più praticamente niente. Bene, ora andrò a smontare la V-Face e vediamo cosa c'è qua dietro. Questo è quello che abbiamo davanti. Svoltire non è proprio semplice, però intanto toglierò l'accendisigari che era stato messo per avere una ricarica di corrente quando si mette il navigatore. Come potete vedere siamo riusciti a fare un lavoro un po' più pulito mettendo tutti i cavi infascettati qua. L'ho terminato. Qua abbiamo fissato il relè. Qua c'è la presa per il faro. E qua la luce di posizione. Come potete vedere, tutto perfetto in pochissimo spazio. Allora, il risultato finale è molto pulito. Sono contento di quello che è venuto fuori. E ora vi faccio vedere un po' il risultato. Ciao!